Una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale la realizzazione di una biblioteca da lì. Sì, finalmente siamo arrivati al momento conclusivo di un processo che è durato 4 anni. La nuova biblioteca civica e scolastica prende vita oggi con la sua inaugurazione e da lunedì inizierà ad essere operativa. Dico un processo di 4 anni perché è stato veramente un esempio di un progetto costruito e con l'obiettivo raggiunto nel tempo. Siamo partiti con i primi lavori edili 4 anni fa di ristrutturazione dell'edificio, che sono delle stanze annesse all'edificio scolastico di Aglie, che un tempo erano adibite ad alloggio per il custode. Queste stanze sono poi state, dopo la ristrutturazione, abbiamo pensato di individuare una destinazione d'uso e abbiamo subito pensato ad una biblioteca, ma il passo successivo è stato adeguare le strutture, perché i libri pesano e di conseguenza il passo successivo è stato un bel intervento strutturale per sistemare e far sì che i locali potessero accogliere in sicurezza la destinazione d'uso della biblioteca. Abbiamo fatto anche questo passaggio e dopodiché siamo passati alla fase organizzativa durata i 2 anni successivi, che ha portato finalmente, grazie anche a partner, sponsor e persone che hanno collaborato, a raccogliere il risultato di oggi, ad avere una biblioteca nuova, tecnologicamente avanzata, grazie appunto a finanziamenti che abbiamo ottenuto in tal senso, e a disposizione sia dei bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado che di tutta la popolazione alladiese. Oggi viene inaugurata la nuova biblioteca d'Aglie, biblioteca civica e scolastica. Sì, oggi è un giorno importantissimo per la comunità alladiese, perché dopo 4 anni di lavoro e di impegno finalmente inauguriamo la biblioteca, che è civica e scolastica. È una biblioteca pubblica che rimane riservata ad uso esclusivo delle scuole in orario scolastico e aperta al pubblico in orario alternativo quando la scuola è chiusa, perché per fortuna questo spazio che abbiamo individuato all'interno della scuola ha 2 accessi. Uno all'interno e uno all'esterno della scuola, il che significa che gli studenti per andare in biblioteca non devono uscire neanche in cortile. Diversi settori e gli argomenti, sarà una biblioteca ricca? È una biblioteca che in buona parte ha un patrimonio di libri dedicato ai ragazzi, ma non solo, perché siamo stati supportati tantissimo dal sistema bibliotecario di Ivrea Canavese, che ci ha fornito moltissime novità editoriali, e questo rende appetibile la biblioteca a tutti. Inoltre ci sarà un patrimonio di ebook accessibile e fruibile dagli utenti, che arricchisce notevolmente la nostra biblioteca. Un patrimonio che si arricchirà ancora successivamente andando avanti. Questo senz'altro, è una biblioteca per la crescita, infatti quando la vedremo si vedrà che molti scaffali sono ancora vuoti, e questo perché speriamo di riempirli anno dopo anno. Noi sono già 3 anni che a Natale regaliamo alle scuole libri. Questi libri sono stati catalogati, adesso sono in biblioteca, e così negli anni a venire ci auguriamo che questa buona prassi sia mantenuta anche da chi verrà dopo di noi in amministrazione. I giorni e gli orari di apertura per il pubblico esterno? I giorni di apertura al pubblico saranno il martedì dalle 19 alle 21, il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12. L'apertura sarà gestita esclusivamente da volontari, ovvero da cittadini che hanno avuto animo di seguire il progetto e hanno cuore di portarlo avanti. Una bella biblioteca accogliente per i bambini delle scuole. Sì, finalmente anche lì è una bella biblioteca aperta sia al pubblico che ai ragazzi, ai nostri studenti, sia dell'elementare che della media, e quindi delle possibilità in più. Questa biblioteca è stata realizzata grazie alla sinergia tra il comune e la scuola, utilizzando quindi delle risorse del MIUR in base a questo progetto delle scuole innovative e le risorse del comune, che ha messo a disposizione i locali dell'ex custode della scuola media. In questi locali ristrutturati si è collocata la nuova biblioteca, oltretutto la scuola ha avuto un ulteriore finanziamento partecipando a un progetto della Fondazione CRT per altri 7.000 euro, quindi complessivamente oltre 17.000 euro stati messi dalla scuola, dallo Stato, insomma, e quindi si è realizzata una biblioteca che ha delle caratteristiche molto moderne, con l'utilizzazione anche dei mezzi multimediali. Inoltre la scuola è stata dotata di un certo numero di LIM, esattamente 5, una per ogni classe della primaria, che permetterà questo acquisto permetterà alla scuola di realizzare lezioni in modo interattivo e non soltanto tradizionale.